Buonasera, benvenuti a Marche Nord, missione salute, istruzioni per l'uso, la seconda puntata. Siamo in diretta come sempre, come ogni giovedì, da adesso fino a giugno, dopo il telegiornale per parlare di salute, per parlare di salute pubblica e presentarvi i reparti degli ospedali del nostro territorio, Fano, Pesaro e Muraglia. Anche per questa puntata vi presentiamo un'unità operativa, quella di questa puntata è estremamente corposa e capiremo anche perché. Poi parleremo di ictus e le istruzioni per l'uso naturalmente riguardano questa patologia così impattante e così importante. E capiremo anche che nelle nostre strutture c'è un servizio che è sicuramente un servizio di peso e importante per la nostra provincia e anche per la Regione Marche. Come sempre, la seconda parte della puntata sarà a vostra disposizione. Abbiamo le telefonate, il telefono aperto. Potrete interagire con i medici presenti in studio, quindi potete iniziare già da adesso a prenotare la vostra telefonata. Il numero di telefono, come sempre, è quello che si utilizza per intervenire in diretta a Fano TV, è l'861433. E quindi, insomma, prenotatevi perché potrete interagire con i medici in studio che io vado a presentare subito. Allora, Gabriele Frausini, direttore dell'unità operativa di medicina interna Marche Nord, e al suo fianco il dottor Giancarlo Francolini, medico neurologo, responsabile della Stroke Unit. Buonasera, benvenuti. Buonasera. Buonasera. Quindi parleremo, cari amici telespettatori, della medicina interna. Dicevo, reparti importanti sia per i numeri che esprimono e anche per i servizi che offrono. E allora guardiamo, prima di iniziare la discussione in studio, subito un cartello che ci fa capire i numeri di cui dispone il reparto, i reparti, l'unità operativa, quattro reparti suddivisi tra Fano e Pesaro, 104 posti letto, 3.700 e passa ricoveri, naturalmente i dati riguardano il 2015. I posti letto a Fano sono 71, quelli a Pesaro 33, a Fano 2.377 ricoveri, a Pesaro 1.328 ricoveri. Allora, Gabriele Frausini, insomma, il direttore dell'unità operativa, un peso, una responsabilità, visti questi numeri, sicuramente importante. In effetti, quelli che erano una volta i reparti vengono chiamati adesso unità operative complesse e la medicina interna è complessa per quei dati che avete già dimostrato. Su due presidi abbiamo tanti posti letto, 104, abbiamo tanti ricoveri, oltre 3.000, ma è complessa soprattutto anche la tipologia dei pazienti, perché sono pazienti di tutti i generi. È vero che abbiamo una prevalenza di certi tipi di ricoveri, lo scompenso cardiaco, l'insufficienza respiratoria da bronchite cronica, le malattie cerebrovascolari, ma noi accogliamo un pochino tutto, soprattutto quei pazienti dove noi dobbiamo capire cosa c'è dietro certi sintomi e dobbiamo soprattutto cercare di gestire quelle che sono le polipatologie. Non esistono più pazienti che hanno una sola patologia, o almeno è molto raro, a noi sta dover gestire più patologie nella stessa persona. Dobbiamo cioè curare la persona e non la singola patologia. Ecco, questo ha attinenza anche con insomma, la media di età dei pazienti dei vostri reparti, o questo è comunque l'approccio generico della medicina interna? Beh, tutti i reparti in tutta Italia e di medicina interna sono caratterizzati da una popolazione che va invecchiando e quindi i ricoveri sono piuttosto anziani i ricoveri. Ci sono però una quota parte di pazienti giovani dove bisogna essere particolarmente attenti perché le patologie dei giovani sono spesso esplosive e allora bisogna cercare di riconoscere quei sintomi che possono mettere qualche preoccupazione il più precocemente possibile. Ecco, allora vediamo il primo filmato che abbiamo registrato a Fano e naturalmente avremo anche quelli che abbiamo fatto a Pesaro. Come sempre noi facciamo dei piccoli filmati, delle schede che vi permettono di entrare all'interno del reparto, di far vedere alcuni aspetti che magari così dalla frequentazione come utenti oppure in maniera così da visitatori o da accompagnatori di altri pazienti non si scorgono. Questo è anche lo scopo
scopo di missione salute e naturalmente darvi anche le istruzioni per l'uso e dopo ve le daremo proprio a riguardo dell'ictus. Allora, facciamo partire il filmato di Fano numero 1 che abbiamo registrato giorni fa. Vediamolo. La medicina interna è un reparto molto grande, perché tra i due presidi di San Salvatore e Santa Croce abbiamo 104 posti letto, che abbiamo suddiviso in delle sezioni, sono tre le sezioni a Fano, in una vengono ricoverati prevalentemente pazienti con ictus cerebrale e c'è anche una sezione in cui abbiamo cercato di raggruppare quei pazienti che meritano un tipo di assistenza un pochino più aggressiva. Ci sono poi due reparti di degenza, e mentre a Pesaro ci sono 33 posti letto di degenza ordinaria. E abbiamo in complesso 3.700 ricoveri all'anno, quindi è un reparto che fa girare, consentitemi questa parola, un sacco di pazienti. La medicina interna ha una mission unica, nel senso che deve cercare di inquadrare il paziente nella sua globalità. Non deve focalizzarsi sul singolo disturbo, sulla singola patologia, ma deve cercare di vedere quel paziente nel suo quadro generale. Si tratta molto spesso di pazienti di una certa età, per cui non c'è una singola patologia, ma sono tutta una serie di patologie che vanno ad accumularsi nella stessa persona. È difficile trovare un paziente con uno scompenso cardiaco che non abbia altri tipi di patologia. Posso pensare a una insufficienza respiratoria da bronchite cronica, che non abbia disturbi circolatori. Per cui il vero compito nostro è quello di curare la persona e non la malattia. L'integrazione è un punto fondamentale, perché noi internisti abbiamo spesso bisogno di consulenti che ci possono illuminare ulteriormente su particolari tipi di patologie. Ed il rapporto, devo dire, in azienda è estremamente positivo. Collaboriamo quotidianamente sia con i reparti medici e specialistici, mi viene in mente la cardiologia, la pneumologia, ma anche con i reparti chirurgici. Abbiamo proprio in questo senso attivato una collaborazione stretta col reparto di chirurgia, ci vediamo tutte le settimane dove ci confrontiamo sui singoli casi, questo credo che per il paziente sia una cosa estremamente importante. Ecco, c'è stata una parola importante che è passata nel filmato, interazione, interagire tra le varie unità operative, tra i vari reparti, tra le varie specialità. Questo è dovuto al fatto che l'età media dei pazienti si sta elevando e quindi diventano più complesse le patologie che voi affrontate, o comunque questo è un punto di forza del vostro reparto? Deve essere un punto di forza di tutti i medici. Ormai non possiamo lavorare da soli perché sono tali e tante le specialità e la complessità dei pazienti, per cui dobbiamo fare squadra. Questo devo dire che l'azienda è una cosa che esiste, si collabora e credo che si debba andare avanti su questa strada, cercare di aumentare ancora questo tipo di collaborazione, ma è la strada vincente. Da soli medicina non si riesce più a fare, sia tra i medici che con gli infermieri. L'interazione tra il personale infermieristico e il personale medico è fondamentale, l'interazione tra i vari specialisti è altrettanto fondamentale. Quindi dopo ci soffermeremo anche su quello che è il rapporto medico-paziente, ma anche infermiere-paziente. Dopo abbiamo proprio un filmato che riguarda questo in una sezione dell'unità operativa, quella ad alta intensità, che toccheremo aspetti particolarmente interessanti e che giocano un ruolo importante proprio coloro che hanno uno stretto contatto col paziente. Allora, guardiamo anche il cartello numero B, che ci dà un po' anche come dire, una fotografia di quelle che sono le patologie, di quelli che sono i pazienti che passano dai vostri 104 letti. Qui vediamo che le malattie cerebrovascolari insieme alle ischemie transitorie le mettiamo insieme, 300 più 120 sono una parte corposa, lo scompenso cardiaco, quindi patologie in ambito cardiaco, 800 pazienti e problemi respiratori, quindi sono pneumologici eccetera, 300 pazienti. Allora, un recente rapporto dell'ASUR proprio dimostrava che nelle Marche in generale, ma nella provincia di Pesaro, ci si invecchia, ma ci si invecchia bene. Questo è dovuto anche a un buon rapporto che si ha tra insomma, il territorio e anche i reparti che offrono un servizio e un utilizzo delle tecnologie a disposizione ottimale.
Assolutamente vero, ci si invecchia bene per due motivi, credo, motivi genetici, per cui la carta d'identità non ce la cambia nessuno, ma anche perché c'è una rete di servizi messi insieme dall'azienda ospedaliera, dal territorio, dalle forze sanitarie in campo che danno un'assistenza adeguata. Spesso siamo portati a parlare male di questo nostro sistema sanitario, ma se andiamo a confrontarci con i sistemi sanitari di altri paesi vedremo che forse non è tutto da buttare il nostro. E questo quindi, non vuole essere un'autodifesa, però è una presa d'atto. Ecco. Allora, abbiamo parlato di un tema importante che tratteremo in questa puntata ed è l'ictus. Nella stroke unit di cui adesso andremo a parlare fra poco ci sono 5 posti letto. Capiremo da questo filmato che abbiamo registrato proprio alcuni giorni fa, come dicevo prima, che cosa avviene nella stroke unit e soprattutto qual è la patologia con cui hanno a che fare i medici che sono seduti qui nelle sedie. Vi lancio nuovamente la possibilità che avete di intervenire in diretta nella seconda parte del programma, quindi se avete domande inerenti a quello che abbiamo fino ad ora ascoltato e quello che sentiremo anche proprio parlando di ictus, telefonate, prenotate il vostro intervento, osservazioni, la vostra esperienza, quello che volete chiedere ai medici. 861433, il numero a vostra disposizione. Allora io chiedo alla regia di mandare proprio il video di Fano numero 2 che riguarda proprio la Stroke Unity. Che cos'è? Entriamo in questo cuore pulsante del reparto di medicina. Vediamolo. Siamo nella stroke unit, sono 5 letti monitorati per il trattamento dei pazienti con patologie vascolari cerebrali acute. Il percorso riabilitativo è un momento fondamentale che viene attivato precocissimamente. Già nelle prime ore dopo il fatto ischemico acuto, il fisiatra e i fisioterapisti si attivano per visitare il paziente e per mettere in atto tutte quelle serie di procedure che devono essere rivolte a limitare al massimo quello che può essere il danno neurologico residuo, che rappresenta il vero problema, perché l'ictus cerebrale è una patologia potenzialmente mortale, ma che può far morire anche dentro, nel senso che un paziente che viene fuori da un ictus cerebrale con dei reliquati molto importanti ha una vita che purtroppo non è semplice. Il funzionamento della catena dei soccorsi è fondamentale perché ci porta il paziente giusto nel momento giusto per questa terapia giusta. La catena del soccorso è tutto quell'insieme di risorse che devono essere messe in campo ogni volta che un paziente accusa un sintomo dove possiamo pensare che c'è dietro un ictus cerebrale. Dal paziente che chiama il soccorso, il 118, il 118 attiva l'ambulanza, l'ambulanza trasporta il paziente in ospedale viene attivato tutta una serie di strutture che possono portare poi il paziente, se eleggibile per questa terapia, nei tempi più brevi possibile su questi letti dove viene effettuata questa terapia trombolitica. L'efficacia della terapia trombolitica risente di due fattori. Uno è il criterio tempo, prima si interviene è più efficace la terapia. Due, l'individuazione della lesione. Se la lesione interessa un grosso vaso cerebrale, le probabilità che la terapia trombolitica endovena possa dare degli ottimi risultati si riducono. Il nostro desiderio, che è anche un obiettivo, è quello di poter trasportare quello che hanno fatto di estremamente positivo i cardiologi nel individuare e organizzare un percorso per portare in sala di emodinamica il paziente coronaropatico, trasportare tutto questo al paziente cerebrovascolare. Noi vorremmo che, come di fronte a un dolore toracico il paziente si reca subito al pronto soccorso, altrettanto di fronte a un sintomo che possa far pensare a un ictus cerebrale, una parola che non viene, un braccio che non si muove, un formicolio in tutta una parte del corpo, il paziente non ci vada a dormire sopra con una camomilla, ma si rechi subito al pronto soccorso per poter accedere a questa catena dei soccorsi. Allora, tanti spunti venuti fuori in queste osservazioni. Giancarlo, parliamo insomma dell'ictus, perché magari se uno cita la parola infarto, insomma, più o meno, a grosse linee, si capisce di che cosa parliamo. L'ictus ha diverse sfumature, no? Inquadriamo un po' la patologia anche. Dunque, innanzitutto va precisato che cos'è l'ictus. L'ictus è un disturbo di circolazione che colpisce il nostro cervello e che può verificarsi perché un'arteria che porta sangue al nostro cervello viene ostruita oppure perché un'arteria si rompe. Allora si configurano due quadri. Nel primo caso si parla di ictus ischemico,
nel secondo caso si parla di ictus emorragico. Quello che mi preme sottolineare è che stasera focalizzeremo l'attenzione sull'ictus ischemico, perché è quello per il quale oggi noi disponiamo di una terapia in fase acuta, che si chiama trombolisi, che consiste nella somministrazione di un farmaco in vena che ci consente di riaprire l'arteria ostruita, e la riapertura dell'arteria ostruita consente il recupero dei sintomi, dei deficit che caratterizzano l'ictus. La stroke unit che abbiamo visto poc'anzi è un punto focale per tutta la provincia per approcciarsi e per curare i pazienti che sono stati colpiti da ictus. Questo va rimarcato. Insomma, dopo vediamo anche i numeri dei quali disponete, che sono numeri di grande rispetto. Come ha già spiegato il dottor Frosini, la stroke unit è una unità di terapia semi-intensiva che si trova all'interno del reparto di medicina dedicata alla cura dei pazienti colpiti da ictus. Ci lavora un team di figure multiprofessionali, perché sono coinvolti neurologi, cardiologi, internisti, fisiatri, abbiamo una logopedista, ci sono infermieri dedicati alla stroke unit H24, significa che si dedicano in maniera specifica a quei pazienti, sono fisioterapisti. La nostra stroke unit è una delle stroke unit che abbiamo all'interno della nostra regione, che hanno avuto l'accreditamento, cioè avuto il riconoscimento di requisiti per poter effettuare il trattamento trombolitico. Perché si dice, insomma, in gergo, time is brain? Perché? Perché il tempo gioca questo ruolo così importante? Perché? Perché l'ictus cerebrale ischemico è una patologia a tempo dipendente, cioè significa che prima ci attiviamo, prima instauriamo il trattamento trombolitico, maggiori sono i benefici che noi possiamo avere. Va rimarcato che fra l'esordio dei sintomi e il trattamento che noi effettuiamo non possono passare più di 4 ore e mezzo, e quella è la finestra temporale nella quale noi ci dobbiamo muovere. Però va ribadito con forza che queste 4 ore e mezzo non vanno perdute, perché sappiamo, c'è evidenza, che prima il paziente viene trattato e migliori sono i benefici che trae. Si è visto chiaramente che i pazienti che vengono trattati entro 90 minuti dall'esordio dei sintomi hanno un miglioramento clinico più favorevole, un esito più buono rispetto a quelli che vengono trattati tardivamente. Perché? Perché sappiamo che l'efficacia del farmaco diminuisce progressivamente col passare del tempo, fino a diventare inefficace dopo le 4 ore e mezza. Quindi quella è la finestra di tempo nella quale ci si deve muovere per avere una risposta ottimale alla terapia. Prima nel filmato veniva detto chiaramente che c'è una sottostima, una sottovalutazione di alcuni sintomi da parte dei pazienti, insomma la camomilla poi andiamo a dormire era un eufemismo, però spesso si tende, no, a sottovalutare. Se parliamo di cuore, no? Una fitta, un braccio, subito ci metti in allerta. Qui no, perché? Perché purtroppo c'è scarsa consapevolezza di quelli che sono i sintomi che caratterizzano l'ictus. Io vi do solo alcuni dati. Ci sono dei dati che emergono da interviste dai quali risulta che per esempio il 40% di pazienti che viene colpito da ictus non sa denominare il sintomo, il disturbo da cui è colpito. C'è un 75% di pazienti che non si rende conto del disturbo che ha, e addirittura un 86% di pazienti che pensano che il disturbo non sia così serio da richiedere misure urgenti. Quindi capisci come manca proprio la consapevolezza dell'importanza dei sintomi che uno avverte per attivare, chiamare immediatamente il 118 e farsi portare in ospedale. Allora, abbiamo parlato di una catena del soccorso che deve mettersi in moto. Questo è un meccanismo che permette di affrontare
insomma, questa tipologia di emergenza stando in quella finestra di tempo. Sì, è fondamentale. Ci deve essere un sistema salute che prevede che un paziente che chiama il soccorso possa essere messo in condizione di arrivare ad una potenziale terapia trombolitica nel più breve tempo possibile. Allora la catena è quella: io avverto i sintomi, chiamo il 118, arriva l'ambulanza, l'ambulanza fa le sue considerazioni, pensa che quel paziente possa essere un paziente trombolizzabile, attiva il pronto soccorso, al pronto soccorso arriva il nostro neurologo, lo accompagna all'TAC, se l'TAC fa vedere che non è un ictus emorragico, che l'ictus ischemico è di un certo tipo, la finestra temporale è buona, si attiva già la stroke unit, arriva in stroke unit con il farmaco già pronto da mettere in vena. Che percentuale abbiamo di risoluzione positiva, insomma dopo capiremo anche cosa intendiamo, se stiamo in questa finestra? Quindi se non sottovalutiamo il sintomo, se non ci dormiamo sopra, come abbiamo detto prima. Ma ci sono dei tassi di ricanalizzazione dell'arteria ostruita che si aggirano intorno al 35-40%, che sono dei buoni risultati. Il problema è che si perde troppo tempo, che c'è scarsa consapevolezza nel capire quelli che sono i sintomi che caratterizzano l'ictus. E noi ci troviamo troppo spesso di fronte a pazienti che in circostanze in cui si rendono conto che non riescono più a parlare bene, la parola si incespica, farfugliano, non riescono a denominare gli oggetti, oppure sentono che la bocca si storce da una parte, oppure ancora avvertono una pesantezza al braccio, una perdita di forza alla mano tale da far cadere gli oggetti in terra, una pesantezza alla gamba tale da non star più in piedi, oppure trascinarla quando si cammina. Bene, queste sono tutte circostanze in cui non bisogna perdere tempo. Bisogna chiamare immediatamente il 118 e farsi portare in ospedale. Perché è questo l'unico modo che abbiamo per instaurare più rapidamente possibile la terapia e per avere più possibilità di salvare il cervello, che viene chiaramente colpito dall'evento ischemico. Ecco, l'ischemia è un po', insomma, l'infarto del cervello, detto, no? Proprio per approcciarci forse in maniera più empatica con questo aspetto, no? Ictus così, otia, che è un'altra cosa, però ci rimane un po' l'infarto, già la parola infarto ci... Infatti, quello che a noi piacerebbe è che con la stessa sollecitudine, con la stessa rapidità, con la stessa tempestività, con la quale un paziente che avverte un dolore al petto, nel sospetto che possa trattarsi di un infarto, si reca immediatamente al pronto soccorso, bene, la stessa rapidità, la stessa sollecitudine la devono avere i pazienti che avvertono un disturbo di forza, di sensibilità a una parte del corpo, nel chiamare il 118 e farsi portare in pronto soccorso. Senza indugiare, c'è una fotografia che possiamo fare del paziente colpito da ictus, uomo, donna, un fumatore, non fumatore, fasce d'età, esiste oppure è trasversale, cioè la fotografia, non fa sì. Distinzioni. La fotografia è quella del malato vascolare, perché l'ictus cerebrale, come dicevi giustamente, l'infarto del cervello, ha più o meno gli stessi fattori di rischio dell'infarto cardiaco. Quindi si tratta di pazienti che di solito con una certa età, ipertesi, ipercolesterolemici, fumatori, diabetici. È anche vero però che la nostra esperienza lo conferma, anche per quanto riguarda la trombolisi, che l'ictus può prendere anche nei pazienti giovani. Noi abbiamo avuto tra i casi che abbiamo trattato anche pazienti al di sotto dei 30 anni. Sono eccezioni che però vanno assolutamente considerate. Prevenire la malattia vascolare è fondamentale, il controllo dei fattori di rischio è altrettanto fondamentale ed è su questo che la popolazione deve essere anche educata. Ecco, c'è naturalmente un messaggio che noi vogliamo mandare, le istruzioni per l'uso di questa puntata sono proprio queste, dopo le ribadiremo. Allora, andiamo con il cartello C, che ci fa anche qui una fotografia di quello che è l'operato della Stroke Unity. 5 posti letto, dicevamo, H24, pazienti trattati nel 2015, trombolisi, e Fano 30 pazienti trattati, 30 trattamenti, Marche 82.
Allora, viene subito da pensare che, insomma, Giancarlo, è insomma, un punto di forza del nostro territorio e dell'azienda Marche Nord avere un centro così, insomma, sì. che più di un terzo di tutte le trombolisi delle Marche venga fatto a Fano, a Pesaro, insomma, nella provincia di Pesaro. Sì, siamo sicuramente un centro di riferimento per la provincia di Pesaro Urbino. Sicuramente da quando abbiamo iniziato a trattare i pazienti, dal 2010 al 31 dicembre 2015 abbiamo trattato un centinaio di pazienti, quindi significa una media di 20 pazienti all'anno. Però i dati ci dicono che per quello che è il bacino d'utenza della provincia di Pesaro Urbino, poco più di 350.000 abitanti, in realtà i pazienti che potrebbero beneficiare del trattamento trombolitico sono di più, sarebbero 80-100. Quindi significa che a tutt'oggi noi riusciamo a trattare un paziente su 4, un paziente su 5, un 20-25%. Che, faccio presente, è la percentuale media a livello nazionale. Però il fatto che questa percentuale ci dica che c'è ancora molto da fare, ci deve spingere e ci deve far impegnare a fare di più, perché credo che di più si possa fare. Messaggio importante, quello che ci arrivava poco fa dalle parole di Giancarlo, cioè è un messaggio culturale che va fatto, bisogna lavorare su questo, perché probabilmente la potenzialità c'è, ma bisogna anche avere un substrato di cultura che... No, è insomma, indipendente dal ceto sociale, dall'età, dall'estrazione culturale. Bisogna lavorare su questo per dare una risposta ancora più performante alla comunità, agli utenti. Sì, bisogna cercare di fare opera di sensibilizzazione. C'è quasi un paradosso, cioè, esistono troppi pazienti, non vorrei essere frainteso, che arrivano al pronto soccorso per dolori toracici che poi si manifestano come dolori cardiaci, e arrivano troppo pochi pazienti che invece hanno dei sintomi che possono essere riferibili all'ictus. Bisogna conoscere la malattia nelle cose più semplici, non andare a cercare le cose sofisticate, però la bocca che si storce, dicevamo prima, il braccio che non si muove, la difficoltà a parlare, sono sintomi che non vanno assolutamente sottovalutati, perché se sottovalutiamo questi sintomi non possiamo più usufruire di quella che è in questo momento l'unica terapia valida per il trattamento dell'ictus ischemico in fase acuta. Questo è il ritardo evitabile, quello che voi chiamate ritardo evitabile? Assolutamente sì, il ritardo evitabile è tutto quel tempo che noi possiamo guadagnare per poter portare il paziente giusto nel posto giusto a fare la terapia più adatta. Parlavamo di tempo, quindi tempo che è prezioso, tempo è naturalmente fa la differenza tra una risoluzione positiva di questa patologia e qualche cosa che non sia proprio esattamente come prima. Allora guardiamo con il cartello D che abbiamo preparato, anche qui si parla di tempi, tempo di intervento, quindi adesso capiremo che cosa vuol dire, perché la finestra di tempo era giustamente quella di 4 ore e mezza, però qui parliamo dal momento in cui il paziente arriva in pronto soccorso. Tempo ideale 60 minuti, tempo di Fano della stroke unit 87 minuti, c'è tra parentesi 27 minuti di differenza e qui insomma abbiamo anche il dato di prima. Allora, perché questo divario, questa forbice tra, innanzitutto spieghiamo cos'è il tempo ideale e quello che poi avviene nel nostro spaccato. Sì, questo riguarda la fase intraospedaliera dell'ictus. Prima abbiamo parlato della fase extraospedaliera, cioè del tempo che si perde per la scarsa consapevolezza che ha il paziente di dover chiamare immediatamente il 118. Questo invece riguarda la fase intraospedaliera. Cioè quello che nel percorso che si fa nel momento in cui il paziente viene accolto in pronto soccorso non si riesce a ottimizzare nella velocità nel miglior modo possibile. Sicuramente c'è molto da lavorare e credo che si può sicuramente fare di più. Perché fra l'altro viviamo una realtà dove per quella che è la struttura alberghiera del nostro ospedale, in fondo il pronto soccorso, la neuroradiologia e la stroke sono in uno spazio molto ristretto, molto vicino.
per cui credo che si dovrebbe riuscire ad abbattere i tempi, perché chiaramente riuscire a praticare, effettuare il trattamento trombolitico entro 60 minuti da che il paziente è arrivato in ospedale, chiaramente contribuisce a migliorare in maniera significativa l'esito clinico del paziente stesso. Quasi 2 milioni di neuroni ce li giochiamo a minuto, insomma, questo per dare un'entità del danno che si può verificare se qualcuno chiaramente gioca con dei tempi un po' troppo larghi. Questo dà, cioè, dà l'idea dell'importanza di abbattere nella maniera più importante i tempi, il tempo che si perde, perché appunto ogni minuto che passa 2 milioni di neuroni muoiono, quindi significa che ogni po' di tempo che passa aumenta l'area del cervello che viene danneggiata, e l'area del cervello che viene danneggiata in maniera irrimediabile fa sì che poi gli esiti che il paziente ha siano davvero invalidanti. Allora, dopo parleremo anche di quello che avviene dopo, perché abbiamo parlato di fisiatri, abbiamo parlato di insomma, persone che avviano alla riabilitazione il paziente, perché anche il post, oltre che al momento acuto, è molto importante il post. Anche su questo voi state lavorando, vero? Sì, noi lavoriamo in simbiosi con l'unità operativa di medicina riabilitativa, che si prende in carico sia con i medici che con i fisiatri del paziente fin dalle prime ore dopo l'ingresso in stroke unit. La riabilitazione precoce è fondamentale perché gli esiti dipendono dalla buona sorte, come sempre, ma da tutto quello che noi adoperiamo in termini di risorse umane e tecnologiche in questi tipi di pazienti. L'invalidità dopo un ictus è un problema enorme. Chi purtroppo l'ha vissuta sulla propria pelle sa bene che cosa pesa da un punto di vista personale, familiare e sociale. I costi di queste situazioni sono terribili, perché il paziente che viene fuori dall'infarto può morire in fase acuta, però fa una vita che può essere assolutamente normale. Un paziente che esce da un ictus invalidante non fa una vita normale. E quindi, insomma, si porta dietro vita natural durante il segno del passaggio della malattia, della patologia sul suo corpo, sulla sua persona. La differenza tra quello che diceva dottore prima e una risoluzione positiva è solo il tempo, o ci sono anche altre cose che entrano in gioco? No, sicuramente entrano in gioco altre cose, perché per esempio dipende non tanto l'area del cervello colpita, sì, ma dipende anche l'arteria che viene ostruita, perché sul calibro, sulla grandezza dell'arteria che viene ostruita è diversa la capacità del farmaco di poter agire e di quindi sciogliere il materiale trombotico, il coagulo che costruisce l'arteria. Non tutti gli ictus si presentano con la stessa gravità, e non tutti gli ictus determinano lo stesso danno, la stessa lesione ischemica. Noi sicuramente in questo momento disponiamo di una terapia che, torno a ripetere, viene fatta in soli 6 centri nelle Marche, ed è una terapia provata in questo momento per il trattamento dell'ictus ischemico in fase acuta, ed è quella che, dalla quale otteniamo maggiori risultati. Come dicevo prima, credo che ci sia molto da fare e che si possa fare, perché le premesse ci sono tutte. Bene, questa era la stroke unit e questo era l'approccio corretto da tenere nei confronti dei sintomi, della sintomatologia che può colpire una persona qualsiasi età abbia, qualsiasi sesso appartenga e qualsiasi fascia lavorativa, sociale appartenga. Insomma, è questa la sottovalutazione del sintomo, il vero problema. Prima di lasciarci però per la pausa pubblicitaria, vi faccio vedere l'ultimo contributo video, perché un'altra sezione molto importante è l'alta intensità. L'abbiamo presentata prima nel video introduttivo, e allora vediamo che cosa avviene in questa sezione così particolare dell'unità di medicina interna dell'ospedale di Fano. Guardiamo il filmato insieme. Questa è l'alta intensità, dove noi abbiamo cercato di assemblare tutte le migliori risorse tecnologiche ed umane che abbiamo per assistere al meglio una tipologia di pazienti
internistici che necessitano però di un'assistenza più aggressiva, più intensiva, perché sono pazienti che hanno una criticità clinica da correggere. In questa struttura troviamo tutte le patologie internistiche che vanno incontro a un aggravamento della situazione clinica, quindi parliamo di insufficienze respiratorie, bronchiti riacutizzate, parliamo di brutte polmoniti, parliamo di scompenso cardiaco, parliamo anche di una quota parte di pazienti con problemi vascolari cerebrali, pazienti con patologie infettive. Tutto quello che dalla medicina interna, secondo noi, necessita di un trattamento medico e soprattutto infermieristico più intensivo. Gabriele, qui siamo proprio in ambito internistico puro, diciamo, qui trattate proprio qualcosa di particolare. Ma è stata una scelta organizzativa, nel senso che abbiamo voluto assemblare in 7 letti, sono questi letti di alta intensità, una risorsa umana e tecnologica superiore. C'è un minutaggio di assistenza infermieristica superiore per quei tipi di pazienti che in reparto potrebbero essere non trattati in maniera incompleta, però che necessitano un'attenzione maggiore. Non tutti i pazienti sono uguali. C'è un paziente che può essere visto una volta al giorno, due volte al giorno. Ci sono dei pazienti che vanno seguiti in maniera invece continuativa. Quello che volevo dire però è che l'alta intensità non è una terapia intensiva, è soltanto un posto dove i pazienti internistici critici vengono seguiti in maniera più aggressiva. E qui, come dicevo all'inizio e come mi avete testimoniato nei giorni che siamo stati da voi, il rapporto del personale, degli infermieri, delle caposale, con il paziente diventa quasi simbiotico, insomma, c'è un rapporto strettissimo. C'è un rapporto strettissimo proprio sia tecnico che umano con questi pazienti. E infermieri che si coccolano a questi pazienti, mi consentite il termine, si instaura un rapporto sia professionale che umano che unico. E il ruolo degli infermieri in questa tipologia, in tutta la sanità, nella medicina che interna, ma soprattutto in questi ambienti di tipo subintensivo, diventa un rapporto unico. E gli infermieri sono veramente una risorsa aggiunta di queste situazioni. Una risorsa in più. Allora torneremo fra pochi minuti di nuovo qui in studio, siamo in diretta da Fano TV per Missione Salute Marche Nord Istruzioni per l'uso. A vostra disposizione il nostro numero di telefono 861433, perché dopo la pubblicità daremo spazio ai vostri interventi in diretta qui in studio, dove il dottor Francolini e il dottor Frausini potranno rispondere direttamente o potranno ascoltare le vostre osservazioni, i vostri consigli. Se non l'avete fatto già, prenotate il vostro intervento. E adesso andiamo in pubblicità per qualche minuto, a dopo. Bene, rientrati in studio, grazie per aver atteso qualche minuto di pubblicità. Noi diamo spazio subito alle telefonate, come vi abbiamo detto prima, e così potrete interagire con i medici qui in studio. Prego. Pronto? Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera. Benvenuta, ci dica. Allora, guardi, sono la cittadina fanese, vorrei parlare o fare una domanda al dottor Francolini, possibilmente. Prego, è qui che ascolta le sue parole. Allora, io sto seguendo la trasmissione già da giovedì scorso e stasera da proprio dall'inizio. E vorrei chiedere al dottor Francolini, possibilmente, se un cittadino può prevenire questo ictus cerebrale o queste ischemie cerebrali. Come potrebbe riconoscerle prima di arrivare a uno stadio molto avanzato e quale potrebbe essere il segnale? E chiederei anche se un ecodoppler alla carotide potrebbe essere importante e segnalare se magari uno ha già qualcosa che può segnalare a un incontro. Grazie signora. Allora, Giancarlo, domande abbastanza circostanziate. Chiedono anche qualche segnale, qualche campanello d'allarme, se c'è e se l'ecodoppler ci può aiutare. Allora, per esempio un campanello d'allarme, e prima abbiamo fatto un accenno, sono gli episodi di ischemia cerebrale transitoria, sono i TIA. TIA. E che in pratica si manifestano con la stessa sintomatologia con cui si manifesta un ictus,
con la fortuna che però i sintomi regrediscono e regrediscono di solito entro pochi minuti, nella maggior parte dei casi entro un'ora. Sicuramente il TIA, quindi un episodio di ischemia cerebrale transitoria, rappresenta un campanello d'allarme per l'ictus. E allora in una circostanza come questa ci sono dei provvedimenti che vanno presi. Sicuramente va fatto un ecodoppler delle carotidi, dei vasi del collo. Perché? Perché noi sappiamo che spesso sono pazienti che per i fattori di rischio vascolari che hanno, pressione alta, diabete, colesterolo, possono effettivamente avere dei restringimenti dei lumi, del lume dell'arteria. E diagnosticare un'arteria stenotica, un'arteria ostruita, può creare le premesse per andare a decidere eventuali interventi anche di rivascolarizzazione. E altri provvedimenti da prendere nel caso in cui un paziente abbia avuto un episodio di TIA, è importante fare un elettrocardiogramma, perché dall'elettrocardiogramma potrebbe emergere che il paziente ha una fibrillazione atriale e noi sappiamo che la fibrillazione atriale è un altro importante fattore di rischio per l'ictus. Quindi mettere in atto tutti quei provvedimenti che ci possono far diagnosticare con certezza che il paziente abbia avuto un TIA ed eventualmente sulla scorta delle risposte degli esami che noi riusciamo a eseguire, vedere di instaurare il giusto iter diagnostico-terapeutico per fare in modo che poi il TIA non diventi ictus. Perché purtroppo, la probabilità che un paziente colpito da TIA faccia un ictus non è per niente trascurabile. Si stima che nei primi 3 mesi, da che un paziente ha avuto un TIA, la percentuale di pazienti che possono avere un ictus varia dal 4 al 20%. Il problema preoccupante è che la metà di questi pazienti fanno un ictus nelle prime 48 ore dopo che hanno avuto un episodio di ischemia cerebrale transitoria. Quindi capite come è importante mettere in atto tutta una serie di strategie diagnostiche per arrivare prima che poi l'evento drammatico ictus si verifichi. Bene, sentiamo la prossima telefonata. Pronto? Buonasera. Pronto? Pronto? Sì, buonasera. Buonasera. Buonasera a lei. Sono Mercanti Paola di Fano. Volevo chiedere al, non so chi, o il dottor Frausini o l'altro dottore, se chi soffre di emicrania molto frequente da molti anni come me può essere soggetta a ictus maggiormente. E in più volevo anche chiedere se può essere una cosa di tipo familiare, perché io ho avuto il mio papà e mia sorella, che hanno avuto, mia sorella ha avuto un'ischemia cerebrale transitoria, mio papà invece ha avuto un ictus. Volevo sapere appunto se può essere una cosa di tipo familiare. Dunque, innanzitutto va distinto il tipo di emicrania, perché non tutti i mal di testa, non tutte le emicranie sono uguali. Sicuramente c'è un tipo di emicrania, l'emicrania con aura, che si è visto, si accompagna con una maggiore incidenza la possibilità di avere poi degli eventi cerebrovascolari acuti. Però non ci sono dei dati corposi e consistenti in letteratura che ci fanno dire che sicuramente un paziente affetto da emicrania svilupperà sicuramente un ictus cerebrale. Ecco, questo sicuramente no. Non c'è correlazione, insomma, tra no, le due, non del tutto. Si è visto che i pazienti che soffrono di emicrania possono avere una maggiore incidenza di sviluppare eventi ischemici cerebrali. Però, ripeto, non ci sono dei dati statisticamente significativi in questo senso. Ha toccato un passant, un attimo, la familiarità, questa forse può essere una cosa interessante, prima di rispondere subito all'altra telefonata, un cenno breve su questo aspetto che alcuni possono anche, no, pensare. La familiarità esiste sicuramente, è quella delle familiarità delle malattie vascolari in genere. Cioè, si sa che chi ha in famiglia qualcuno che ha avuto
in un'età giovanile, si parla sotto i 55 anni, un evento vascolare acuto, i suoi familiari hanno una probabilità di fare un evento anche loro. Sono fondamentali però anche gli altri fattori di rischio acquisiti, perché mentre la familiarità è un fattore di rischio che non si può modificare, i fattori di rischio acquisiti sono modificabili. E riferiamo sempre al colesterolo, la glicemia, la pressione e il fumo. L'altra cosa importante, ricordata già dal dottor Francolini, le aritmie cardiache, soprattutto la fibrillazione atriale. Sappiamo che la fibrillazione atriale è una causa pesante di cardioembolismo, cioè il cuore che fibrilla può formare dentro la sua camera dei trombi che poi possono partire, andare nel cervello, dare l'ictus cerebrale cardioembolico, così come in altri distretti dell'organismo. La fibrillazione atriale occulta è un problema importante. Molti pazienti hanno una fibrillazione atriale e non si accorgono di averla. Bene, allora spazio alla prossima telefonata. Abbiamo sentito il telefono che squillava. Pronto? Sì, pronto. Buonasera, mi dica. Buonasera. Buonasera, sono Tabarretti, ho 74 anni. Voglio dare una testimonianza. L'anno scorso, 30 di agosto, sono stato ricoverato allo stroke unit e prima di tutto devo ringraziare questo reparto per l'alta efficienza, giustamente dei dottori e in primo luogo degli infermieri eccezionali. Però ecco, a titolo di contribuire a che le cose poi migliorino, voglio segnalare questo. Io mi sono presentato al pronto soccorso accompagnato da mio figlio alle 7 di sera, con sintomi di gamba che trascinavo, bocca storta, formicolio, braccio e gamba. Tutti questi sintomi segnalati all'infermiera giovanissima che mi intervistava. Sono stato messo in codice giallo, quindi dalle 7 di sera verso mezzanotte e mezza sono stato mandato a fare l'attacco. Ho aspettato quindi il ritorno dell'attacco e solo all'1:30 circa della notte mi hanno trasferito allo stroke unit. Quindi le 4 ore, diciamo, massime segnalate dal dottor Frausini perché si possa intervenire in maniera utile sono andate a farsi benedire. Allora, se c'è un reparto efficientissimo come lo stroke unit, che ripeto ringrazio, cosa serve se poi a monte non funziona il sistema? Non si può mettere al pronto soccorso un'infermiera giovanissima senza esperienza. Per me al pronto soccorso, specie ad intervistare le persone che arrivano, devono essere messe persone di altissima esperienza, che possono effettivamente valutare. Questa signorina, poverina, che non aveva esperienza, malgrado le mie sollecitazioni, ha sbagliato. Io comunque ripeto, voglio solo contribuire a che le cose migliorino con la mia segnalazione e ringrazio veramente il reparto Stroke Unit che mi ha in qualche modo comunque non ovviamente guarito però indirizzato poi al reparto a Cagli a riabilitazione e in qualche modo sì, non sono efficiente come una volta, comunque ho potuto recuperare abbastanza. Grazie. Grazie a lei per aver, chiamato, qui abbiamo avuto proprio il pronto soccorso come prima puntata e quindi una telefonata che poteva andare bene un po' per tutto. Triage, valutazione? Giudicare un caso così è fatica, cioè esprimere un giudizio è fatica, non perché uno vuole o prendere le difese di qualcuno, assolutamente, i fatti sono i fatti. Bisognerebbe vedere se in quella situazione con cui si è presentato questo paziente esistevano già delle controindicazioni alla terapia trombolitica per cui non è stato attivato il codice ictus. Ci sono delle controindicazioni, io non so se questo paziente le aveva o no, ci sono delle controindicazioni assolute in cui non si può fare la terapia trombolitica, ci sono delle controindicazioni relative. Però non credo che possiamo esprimere un giudizio senza aver tutti i dati alla mano. Pronto? Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera. Buonasera, mi dica. Ascolti, io volevo fare una domanda al dottor Francolini. Prego, è qui, ascolta le sue parole. Dottor Francolini,
Mio marito 3 anni fa ha avuto un ictus cerebro ischemico, però in precedenza lui è un cardiopatico, ha fatto 3 cardioversioni e un'angioplastica. Dopodiché è andato in... oddio, sono emozionata. È andato a una visita cardiologica, lui prendeva il Coumadin, però questo medico gli ha tolto il Coumadin. È possibile dopo 2 o 3 mesi avesse tolto il Coumadin che abbia avuto questo ictus? C'è una domanda abbastanza precisa, una correlazione tra un cambio di terapia e un incidente cerebrale. Purtroppo può accadere, nel senso che noi vediamo troppo spesso e ci convinciamo sempre di più come la fibrillazione atriale nella patogenesi dell'ictus sia una patologia sottostimata. Quindi è importante per la prevenzione di nuovi eventi cerebrovascolari instaurare un trattamento anticoagulante che poi riteniamo vada protratto a tempo indeterminato. Adesso è sempre difficile entrare nel merito di situazioni in cui magari non si conosce il motivo per cui il cardiologo abbia deciso la sospensione del farmaco. Potrebbe aver avuto le sue buone ragioni, e adesso non so, credo che stesse facendo il Coumadin. Il Coumadin, ha detto. Non so se il paziente ha avuto dei problemi di sanguinamento, quindi è sempre difficile capire il perché è stata fatta una scelta, anche perché francamente ormai ci sono dei trattamenti che sono talmente consolidati che è impensabile che la sospensione di un farmaco importante come il Coumadin in un paziente che ha avuto un evento cerebrovascolare, probabilmente un ictus cardioembolico, venga sospeso. È possibile che abbia fatto sanguinamenti intracranici, è possibile che abbia fatto sanguinamenti del tratto gastrointestinale. Cioè, credo che dei motivi che hanno spinto il collega cardiologo a sospendere il Coumadin ci siano stati, però ripeto, io non posso solo rispondere questo, non conoscendo bene le motivazioni che hanno spinto il collega a sospendere il farmaco. Bene, noi abbiamo fatto anche una serie di riprese a Pesaro, dove la degenza è sicuramente importante, perché parlavamo prima del rapporto con il personale infermieristico, ma i reparti di degenza sono un po' la pancia molle della medicina interna. Lì ci sono tutta quella serie di pazienti che abbiamo visto prima che vengono trattati, pazienti pneumologici, pazienti naturalmente con patologie cardiovascolari, patologie respiratorie. Lì c'è veramente tra i 104 letti di tutto. E allora vediamo questo filmato che abbiamo registrato a Pesaro. Prego la regia di mandare il primo filmato di Pesaro, che parla appunto della degenza, di che cosa avviene nella degenza di un reparto di medicina interna. Prego. Siamo nella medicina interna del San Salvatore, dove abbiamo 33 letti di degenza, ricoveriamo tutte le patologie internistiche e abbiamo una degenza media tra Fano e Pesaro di poco più di 10 giorni. È un dato certamente migliorabile, ma che risente molto delle difficoltà che il nostro nucleo di dimissioni protette, che lavora in maniera brillante, trova nel dimettere i pazienti che hanno bisogno di un'assistenza. Mi riferisco soprattutto alla difficoltà a trasferire i pazienti nelle strutture protette del territorio. La medicina interna si interessa un pochino di tutte le patologie. C'è una tradizione che la vuole impegnata molto sulle malattie vascolari
ed è per questo che noi effettuiamo anche una importante attività di tipo ambulatoriale diagnostica vascolare, in termini soprattutto di eco color Doppler. L'interesse per la patologia vascolare nasce negli anni 70-80, sia per la medicina di Fano che di Pesaro. Adesso che siamo tutti insieme, questo interesse è ancora grande, in termini di pazienti che ricoveriamo, ma soprattutto in termini di attività ambulatoriale. L'attività ambulatoriale, soprattutto in termini di eco color Doppler, è un qualcosa che ci impegna molto. Abbiamo fatto lo scorso anno nei due presidi oltre 3.300 esami. Riserviamo ogni settimana 25 posti per le urgenze al pronto soccorso, in modo che i pazienti possano bypassare, quando hanno necessità urgenti, il problema delle liste d'attesa. Tradizione vascolare, eco color Doppler, l'abbiamo sentito anche prima nella telefonata della signora citarlo come esame. È un esame che ha una predittività, insomma, elevata, se riusciamo a effettuarlo in determinate condizioni. Sì, rappresenta sicuramente l'esame di primo approccio nel paziente vascolare, sia il paziente cerebrovascolare, come ricordava prima il dottor Francolini, ma anche nel paziente che ha disturbi circolatori degli arti inferiori. Un ruolo estremamente importante in quella che noi chiamiamo in maniera molto generica il problema della gamba gonfia, il sospetto della trombosi venosa profonda. Malattia estremamente importante perché è una malattia che può portare a quella che è l'embolia polmonare, una complicanza che può essere mortale. In questo senso noi abbiamo attivato quei posti a pronto soccorso, dicevamo nel servizio, in cui 25 esami alla settimana sono a disposizione del pronto soccorso per poter gestire in tempi utili le situazioni di grosso sospetto clinico. Arrivare entro 48 ore a una diagnosi di trombosi venosa profonda fa prevenire molte embolie polmonari. Ecco, vediamo appunto nello specifico, nello spaccato, che cosa avviene, di che cosa si tratta, quindi guardiamo l'ultimo contributo video di Pesaro, il secondo, e così poi dopo rientriamo in studio per fare un po' la quadra, per chiudere un po' tutto il cerchio di quella che è stata la puntata di oggi. Vediamo. La diagnostica vascolare rappresenta una quota parte molto importante dell'attività della medicina interna. Esaminiamo i tronchi epiaortici, quindi le carotidi, i vasi che portano sangue al cervello, gli arti inferiori, sia da un punto di vista arterioso che venoso. E per quanto riguarda quello venoso, facciamo una diagnostica di urgenza per cercare di diagnosticare prima possibile quella che è una patologia estremamente subdola, la trombosi venosa profonda, che può complicarsi con l'embolia polmonare. Esame giusto alla persona giusta, perché noi abbiamo il dovere di mettere a disposizione l'esame nei tempi clinicamente utili solo e soltanto alle persone che hanno realmente bisogno. L'inappropriatezza purtroppo nella diagnostica vascolare è un problema enorme che va a complicare quello che è un problema annoso e veramente importante delle liste d'attesa. C'è una sinergia con i medici di medicina generale che è buona ed è un momento fondamentale, perché io considero i medici del territorio gli internisti del territorio e quindi noi facciamo gli internisti dell'ospedale e ci confrontiamo molto molto spesso con gli internisti del territorio. Questo è fondamentale per il buon esito del paziente, perché dopo aver superato la fase acuta che noi gestiamo in ospedale è altrettanto importante la gestione sul territorio dei medici di medicina generale. Ci incontriamo spesso con loro anche in eventi formativi in cui ci si scambia idee, opinioni, pareri su quelle che sono le principali problematiche delle più diffuse patologie, e credo che questo sia una cosa estremamente importante e positiva soprattutto per i pazienti. Paziente giusto, al paziente giusto l'esame giusto, quindi una indicazione precisa che questo sia di valutazione globale per migliorare la potenzialità del vostro reparto. Sono fondamentali due cose. Uno è l'appropriatezza prescrittiva, cioè non si possono chiedere esami inutili, perché questo sistema sanitario non può reggere una richiesta del genere. Una volta che la richiesta è appropriata, è dovere nostro di evadere quell'esame nei tempi giusti. E voglio ricordarlo ancora, per l'ennesima volta, c'è la possibilità di fare esami in urgenza accedendo a quella lista dedicata al pronto soccorso. È un dovere nostro far questo e lo facciamo. 25 esami alla settimana non sono pochi, perché sono una media di 25 per 52, la matematica la facciamo. La facciamo troppo spesso dobbiamo fare degli esami assolutamente inutili e questo bisogna assolutamente cercare di
evitarlo cambiando un pochino la cultura di questi esami. Non si va a fare un esame perché mi pizzicano le gambe, si va a fare l'esame perché ho una gamba gonfia, si va a fare l'esame perché ho avuto dei sintomi neurologici importanti, si va a fare l'esame perché sospetto qualcosa di particolarmente importante. Ecco, il reparto di medicina è un reparto come tutti quelli che fanno parte di una struttura ospedaliera in evoluzione, in progressione di prestazioni e di utilizzo, di accesso da parte dell'utenza, da parte dei pazienti. Anche il reparto di medicina, l'unità operativa di medicina interna di Marche Nord, ha insomma in serbo, voi coltivate una prospettiva che sia anche questa di interazione con un altro reparto importante che è la chirurgia. Beh, con la chirurgia c'è un ottimo rapporto, i pazienti che vengono studiati in medicina vengono presentati all'equipe chirurgica in incontri che sono collegiali, si discute insieme e si cerca di trovare la soluzione migliore. Tutte le settimane noi ci vediamo il lunedì con i colleghi della chirurgia, discutiamo, portiamo la documentazione, le nostre impressioni, loro ci esprimono i loro pareri e poi la decisione è unica. Perché la medicina da soli non si fa, la medicina si fa di equipe, cercando di mettere in sinergia tutte le forze buone che ci sono nella nostra azienda e ci sono veramente. Ecco, che cosa si può fare sulla degenza, sul reparto di degenza di Pesaro per accentuare questa sinergia? C'è un progetto che è stato già discusso con la direzione generale che lo ha recepito, dobbiamo discuterlo insieme, un nostro progetto che è una proposta di cercare di indirizzare la degenza di Pesaro soprattutto nei confronti delle problematiche dei pazienti chirurgici. Mi spiego meglio, su Pesaro sono state concentrate tutte le chirurgie pesanti, la chirurgia generale, la chirurgia vascolare, l'urologia, l'ortopedia. Spesso si tratta di operare pazienti che, oltre alla problematica chirurgica, hanno tutta una serie di problematiche internistiche e superata anche brillantemente la fase chirurgica, rimangono aperte queste problematiche internistiche. Crediamo che se i letti di degenza di Pesaro venissero indirizzati soprattutto per accogliere questi pazienti che provengono dalle strutture chirurgiche, potremmo dare un servizio molto importante a tutti i pazienti di questa provincia. Bene, queste sono le prospettive, questi sono gli hub, gli asset dell'unità operativa di medicina interna, ma le istruzioni per l'uso che vogliamo lasciare ai nostri telespettatori sull'ictus, ribadiamolo, dottor Francolini, a costo di essere ripetitivi, ma dobbiamo lavorare su questo messaggio. Non bisogna perdere tempo. E per me è estremamente importante una trasmissione come quella di stasera, perché il problema dell'informazione, il problema di rendere consapevoli i pazienti quando avvertono dei disturbi che interessano a compromissione di funzioni neurologiche, forza, sensibilità, gamba, il linguaggio, si devono attivare immediatamente senza perdere tempo. Senza perdere tempo perché l'ictus è di fatto una corsa contro il tempo. Cioè prima riusciamo ad attivarsi, prima riusciamo a mettere in condizioni il paziente di poter usufruire del trattamento, ripeto, maggiori sono le possibilità di recupero. Cioè il motto il tempo è cervello significa che prima ci attiviamo, maggiori sono le possibilità che il nostro cervello venga salvato. Bene, il tempo e cervello, questo vogliamo che ve lo ricordiate perché il sottotitolo di questa trasmissione è Missione Salute, Marche Nord, ma istruzioni per l'uso. Vi vogliamo lasciare con qualche cosa che vi sia utile per affrontare, insomma, dal punto di vista della salute, il futuro con maggior tranquillità. Grazie per essere stati con noi per questa seconda puntata di Missione Salute e ringraziamo gli ospiti di questa serata, il dottor Gabriele Frausini, il direttore dell'unità operativa di medicina interna di Marche Nord. Grazie a tutti voi. Grazie. E il neurologo, il Giancarlo Francolini, che è il direttore responsabile della Stroke Unit. Grazie per i consigli grazie a voi e le indicazioni. L'ospitalità.
Bene, grazie a voi per essere stati sin qui, grazie per le vostre telefonate, grazie per essere stati così presenti. Vi rimando a giovedì prossimo, sempre dopo il telegiornale, alle 20.45, in diretta qui dagli studi di Fano TV per Missione Salute. Il prossimo appuntamento tratterà della patologia che riguarda l'orecchio, l'otorino, quindi avremo in studio il dottor Migliori e parleremo di otorino. Preparatevi qualche domanda, quindi, se l'avete. Grazie e buona serata a tutti voi. A giovedì prossimo.